Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Francesco Pala. Le immagini di Riccardo Carta vi giungono in diretta da Serramanna. Sta per iniziare Cechi Ciak Cus Cagliari. E arriva il fischio d'inizio, gioca subito questo primo pallone la Cechi Ciak proprio sul suo capocannoniere Dideren. E allora Tuveri gioca questo pallone lungo sempre a cercare Dideren, che prova la girata di prima. Sparapani tenta l'1-2, allora ne può approfittare il Cechi Ciak, e qui Aquilina in qualche modo la sblocca. Aquilina 1-0 per la Cechi Ciak. Ottavo gol in campionato per il bomber della Cechi Ciak. Dideren si muove, Dideren destro, la parata di Rota. Pantaleo, il velo, arriva la conclusione di Cavizza, palla alta, la osserva con lo sguardo uscire Tuveri, palla alzata, Aquilina al volo, occasione qui, palla non distante dal palo su questa conclusione al volo, fa, corto c'è Cavizza, fa, prova a fare tutto da solo, c'è lo scarico su Pantaleo, fa ancora Pantaleo sul sinistro, cerca soluzioni. Va sulla sinistra da Orgiano, prova a farsi largo Orgiano, e Tuveri non la tiene, ha pareggiato il Cus Cagliari con la rete di Orgiano, 1-1. Ligi, Pujedu arretrato, cerca una deviazione, Pujedu palo, che occasione per il Cus a 18 secondi effettivi dal termine del primo tempo. Pantaleo, Pujedu prova a saltare Dideren, Pujedu va via, in aria Orgiano e poi la blocca Tuveri. Ligi tocca per Cavizza che piazza, la parata Tuveri, grande intervento del portiere del Cechi Ciak. Ecca sul punto di battuta, ai suoi lati Vaccargiu e Aquilina. Quasi sulla linea di porta c'è Casu, vedremo Ecca cosa sceglierà di fare. Direttamente in porta! E ancora l'intervento di Rota a negare il 2-1 del Cechi Ciak. Palla difficile per il numero 17 del Cus. Qui Vaccargiu prova ad andare via, Pujedu che fa ottima guardia e parte il contropiede del Cus. Pujedu, Lisci, in aria! E Orgiano fa doppietta e porta in vantaggio il Cus Cagliari! A 12 minuti e 55 secondi dal termine del match il Cus la ribalta 2-1. Medda, corto Farci, si torna da Medda, Farci chiama il movimento, Medda però serve con troppa forza, almeno prova a farlo. Qui Dideren recupera un pallone in mezzo al campo, si sta sovrapponendo Medda, Dideren fortissimo, pareggia per la Cechi Ciak 2-2. Nono gol in campionato per il pivot olandese. Figus contro Tuveri, parte Figus, Tuveri lo ipnotizza e tiene in vita la Cechi Ciak, che qui prova subito Dideren, Farci, pilloni, ed è incredibile, la Cechi Ciak passa in vantaggio, è 3-2. Incredibile a Serramanna, dal possibile 2-3 al 3-2 di Nicola Spilloni. È pronto Figus, mancino di Figus alto, l'ha sbagliato ancora. Fa l'anticipo di Pilloni, Pilloni, Pilloni sotto porta, il gol di Ecca, è 4-2 per la Cechi Ciak, che forse ha un minuto e un secondo effettivo dal termine del match, probabilmente la chiude. Sparapani, corto ancora Pujedu, Pantaleo, Pujedu deve puntare Vaccargiu, Pujedu sulla linea quasi Aquilina e poi a porta vuota, la Cechi Ciak definitivamente la chiude con la doppietta di Francesco Ecca. E dunque si chiude qui Cechi Ciak Cus Cagliari col punteggio di 5-2. La Cechi Ciak di Mister Barbieri dunque
sale a quota 14 punti in classifica.